Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Torniamo a parlare di Hytale, ma oggi lo facciamo con due ospiti d'eccezione, il buon Frank e il buon Marcus Cron. Salve. E in questo video ragazzi, di che parliamo? Beh, intanto non ci troviamo su Hytale, ma ci troviamo su Minecraft. E voi direte, ma che sta succedendo? Beh ragazzi, abbiamo trovato un qualcosa che credo vi stupirà e ora andremo a farvelo vedere. Sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e passare in descrizione dal giveaway che trovate per vincere una copia di Hytale qualora dovesse essere a pagamento. E oggi ci troviamo qui in questo nuovo episodio. Intanto voglio ringraziare Marcus Cron per aver partecipato e Maruco per farvi vedere delle cose molto interessanti. Al momento ho tolto l'HUD, la vado a mettere. Signori, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato delle cose tanto tanto interessanti. Salve. Vada, arrivederci. Salve. Praticamente in descrizione troverete il canale Twitter di iWalkie, che è praticamente un ragazzo che ha modellato quattro figure di Hytale. Quindi sono le prime, le facciamo vedere al signor Marcus Cron che ha visto solo un'infarinatura. Abbiamo questo piccolo Quebec. Adesso gliele faccio vedere in mano, poi le faccio vedere per terra. Abbiamo il Quebec più grande. Io la vedo, la vedo con in mano una gunpowder, però. Sì, vedo un pezzo di zucchero. Vabbè, mo forse. Vediamo. Eccolo! Tra l'altro poi a voi vi ho detto, raga, ma no, non dovrei avere un unico file, ma ero io che l'avevo spacchettato. Vedo con una delle... un po' creepy, avete dei cose abbastanza in... perché poi sono messi in orizzontale. Sì, non promette bene in come realtà, cosa se vieni a vedere però... da vicino è la mano dove ce l'ha. Va bene, deve far male. Ecco perché stanno rigidi. Signori, il golem, vabbè, siamo e quindi poverino, praticamente qua. Sì, modellato il golem, questo boss qui. Bello. Il Quebec e il Quebec piccolino, che adesso tramite dei comandi andremo a far spawnare. In realtà però non si muovono, sono semplicemente dei la gunpowder, come hai visto prima, la polvere da sparo, che è stata rifatta. Allora, per l'aeronave... Però già vederli in piedi e senza una mano nell'ano è tanta roba, aspetta, ragazzi. Aspetta, ma questo è diverso da quello che hai tu. È sì, la fase questo... embrionale, che cos'è? Sì. Esatto, questo è un cucciolo di Quebec, ovvero un seme che è caduto dall'albero e sta diventando un Quebec. Perché su Hytale, ricordiamo ragazzi, che gli alberi generano i Quebec sotto forma di semi, poi crescono, nascono, corrono un po' come i Pampers, e quando poi invecchiano tornano ad essere degli alberi. È molto bellina come cosa, sì, 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 figo. Solo che già quello c'aveva una mano nell'anno. Se adesso gli twerchiamo tutti sulla... facciamo l'altro. Che sta diventando questo video. Perfetto. Va bene, allora. Mi facci vedere il Quebec un pochino più anzianotto, via. Sì, arriva ed è praticamente il bowl, che è questo qui. Eccolo qua, bello. Eccolo sorridente. Qua. Ah, certo, hai tolto la mano, certo che sorride. Vedi, più rilassato. Visto? Questa cosa in realtà è... lui ha cambiato la texture, il modello di... Allora, questo è un Iron Nuggets, il piccolino. Questa è... questa è una ciotola, poi ha cambiato quella dello zucchero. Visto? Okay. Visto. È sicuramente più utile della ciotola di Minecraft. Cioè, è quella della polvere da sparo. Quindi se gli metti un fungo sopra, in teoria potrebbe... Allora... Signori, scusate, ma quest'uomo, no? Gli va fatto un applauso, perché lui dà il codice di Minecraft, che sappiamo tutti essere una zozzata. Da una ciotola e un nuggets ha fatto questi. Quando esce Hytale, che c'ha il sistema di scripting facilitato, che fa, scusami? No, Allora, se arriva Hytale, io ve lo dico, ragazzi, faccio lo script e trasformo il Quebec in una ciotola e il Quebec piccoli, giustamente, anche per... Nuggets. Esatto, geniale. Torniamo, ovvio. Comunque lo vi facciamo. Ricordo, sì, che il link del creatore è del... insomma, il link per scaricare la resource pack, ricordatevi di inserirla. La scaricate e basta. Così potete giocarla anche voi. Poi direi di far spawnare... il boss, che mi interessa, perché è fatto bene, perché è enorme ed è fedelissimo. Leggermente delocalizzato, ma fedelissimo. Caspita, ma è bello però, eh? Sì, sì, sì. È venuto. Questo è uno dei boss finali dei dungeon, credo delle caverne, perché abbiamo visto nel trailer che si trovava all'interno di una caverna. Quindi probabilmente sarà anche uno dei boss
abbastanza forti, sì, in e poi non anche, è un boss comune. Sì, se non ricordo male lo attaccano in parti, questo qui non è da solo. Esatto, vero, esatto. Vero. E si trova nella stanza con il forziere che col poi forziere dà. Che c'è cioè esatto, il personaggino il che fa la faccia tipo oh, quindi deve essere importante. Esatto, bene. Esatto. Tra l'altro faccio una piccola nota tecnica, visto Nica. Che sì. In questo momento con i Tales Italia siamo circondati, continuo a dire i Tales, non so perché al plurale, però va bene. E siamo circondati tanti. Da programmatori, siamo tanti. Mi hanno detto che per praticamente animare una cosa su Minecraft bisogna inserire l'animazione nel codice della mod. Quindi tu immaginati il lavoro incredibile. Invece, come abbiamo visto dal blog di Hytale, l'animazione si fa su un programma a parte. Esatto. Quindi sarà facilissimo animare anche per persone non addette ai lavori queste cose, mentre su Minecraft invece era difficilissimo. Infatti molte mod sono un po' rozze nell'animazione. Vero. Quindi quanto sarà figo vedere questi qui che combattono. Il gioco in sé è rozzo nell'animazione. Vedi la camminata e la corsa, che è una camminata più veloce. Sì. sappiamo però lontano. Che sotto vari punti di vista proprio Hytale è stato ottimizzato, e credo anche grazie ai tool che poi pian piano ci stanno facendo vedere di blog in blog, credo proprio che l'intento degli sviluppatori e del gioco stesso sia quello di facilitare la condivisione, la creazione e la parte creativa. Quindi anche da quel punto di vista, un plauso al team di Hytale. Sì, perché ha fatto veramente un bel lavoro. E abbiamo anche scoperto un superpotere del boss. Visto? Prima del tempo. Esatto. Lui lievita. È come una torta, lievita. Esatto. Un po' tutti, per l'Iron Nuggets. Sì. E bellino poi, comunque. No, questo è bello, ma questo ancora di più. E adesso te lo faccio vedere. Qua, ragazzi, si va sulla lore. Attenzione. Sulla lore. Eccolo qui. Sì. Oh, questo è quello che secondo me è venuto meglio. Sì. Lui lo troveremo nel giardino di Gaia. Sì, guardatelo un po'. Un ammasso di liane e rocce tenute su da una spada corrotta, ragazzi. Quanto è bello questo golem. Questo davvero. È venuto veramente bene. Mi piace. Non lo so perché mi piace. So che mi piace e basta perché è uguale. Cioè è identico, è veramente. Non è tanto la forma proprio di tutto il golem, quanto il modo in cui è stato dettagliato con le crepe sul braccio, le liane sull'altro braccio, insomma, è venuto veramente bene. Il pelo sotto l'ascella. Assolutamente, assolutamente. Ah, è anche fatta bene, guarda, a me piacciono le texture, cioè proprio ricalcano, vedi questo virgoletto qua sul braccio, sì, richiama sì, molto esatto. Hytale. Vero. Un po' le rune che troviamo a giro, sì. Sì, no, davvero ha fatto un anche perché lavoro. Ricordiamo che questo golem è appunto fatto da cobblestone, tra virgolette, da roccia e derivati. Cioè, a me non pare essere un mob che nasce in questo modo, ma pare sembra essere un agglomerato di più cose. Che viene mantenuto, sì, da questa spada. Esatto. E che illumina gli occhi. Che illumina gli occhi, che una volta tolta, teoricamente, dovrebbe far cadere... Salve. Ma salve. sì, dovrebbe ricordiamo che Hytale è un PG-18 e soprattutto di nuovo c'ho il Gundam in mano. Sì, però mi scusi, al golem è andata peggio però fin quando era una mano, ma adesso un'intera texture per... esatto per come dire, vabbè. Ma voi avete già fatto dei video su, cioè nel senso vi siete già pronunciati sulle eventualità, cosa succede se togli la spada? Te lo sconfiggi? Sì, diciamo che io ho supposto che la spada sia il suo punto debole. D'accordo. Almeno io vedendo questo mob attaccherei come prima cosa la spada, perché sembra quella la linfa vitale, per poi ritrovarmi credo a un cumulo di macerie. Anche se dal punto ma poi di quello vista... che succede dopo, perché quel tempio con diciamo dove si trova il golem sembra proprio una sorta di spaccio dimensionale, sembra un posto dove prendi dei Vero. Portali per altri posti. Vero, sembra a me quasi sembra, essere... Lui sembra proprio il guardiano, come se fosse un cap. Io mi immagino che il player base, se noi nudi entrassimo nel gioco e andassimo da lui, secondo me lui ci farebbe un mazzo tanto. Allora, ti dico come la penso. In realtà questo mob, molto probabilmente, è all'inizio del gioco. Perché se tu vedi c'è un piccolissimo frame del trailer dove si vede il golem e davanti al golem c'è un Quebec... che ti saluta quasi, ti invita ad avvicinarti. Ah, questo che cosa è un significa? PNG proprio? No, è come se il Quebec... E poi
c'è il blog, quello che parla dell'interfaccia, che dice, se vai a vedere la mappa, dice Defeat the Golem come quest, che tu puoi anche condividere, giocare con gli altri, vabbè. Questo che cosa mi fa credere? Che l'inizio del gioco si baserà così, in pratica. Tu arrivi, c'è il Quebec ti racconta un po' la storia, ti dice che tu sarai il guerriero. L'eroe di turno, esatto. Ti dirà, per poter scegliere una, un elemento, perché quello è il giardino degli elementi, quindi dovrai scegliere un elemento, prima devi battere il golem. Quindi tu accetti la quest, il golem si anima e lo devi battere. Ah, d'accordo, è una sorta di guardiano barra protettore barra esaminatore barra prova. Esatto, sì, esatto. È una prova, è un esaminatore. Per potrebbe come essere la vedo l'incipit. Io, per come esatto. La vedo io, sì, assolutamente. Ovviamente, ragazzi, ricordiamo che siamo sempre sull'ambito delle speculazioni. Sì. Al momento nulla della storia principale è stato rivelato e per fortuna aggiungerei, però gli screenshot e le analisi che abbiamo fatto ci portano comunque verso quella direzione. Sì, si potrebbe darsi che la struttura sia come dice quella che dice Frank, però magari il momento in cui al player viene assegnato un elemento è quando magari superi il tot livello o tot armi, quindi magari è mid game invece di essere early game. Però alla fin fine effettivamente se abbiamo visto il l'omino che ti parla, il golem a questo punto è proprio lì una sorta di devo sconfiggerlo per andare oltre. Esatto. Che è quello che manca a Minecraft, signori, scusate. In Minecraft tu puoi sconfiggere l'Ender Dragon e il Wither in maniera completamente separata e slegata. Vero. Qui per fare ottenere X una cosa testa. Devi sconfiggere lui. Per ottenere un uovo. Per ottenere utilissimo, un uovo eh. Non serve a niente da 8 anni, esatto. E basta. Esatto. Come rompe la bedrock l'uovo. Detto questo, signori, io credo che per questo video abbiamo detto quasi tutto. Fateci sapere se questa resource pack, perché di resource pack si paga, si paga. Si paga. Parla. No, è gratis. Ah, okay. Vi piace? Ringrazio Marcus Cron e Maruco ovviamente per aver partecipato al video. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento o comunque quello che volete. Ci vediamo in un prossimo. Ciao. Ciao a tutti, vi ricordiamo che nessun golem Quebec è stato maltrattato per la realizzazione di questo video, neanche quando avevano una mano infilata. Ok, ciao. Possiamo terminare. Ciao! Ciao.